sono molto contento di essere qui. In realtà questo intervento sarà breve e molto meno ambizioso, non cercherò di concentrarmi su tutto il PNRR, ma sulla piccola parte dello stesso che si occupa di spendere bene i denari previsti e stanziati, sulla parte di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Ora, la parte green è preponderante, effettivamente il 30% dei 191 miliardi sono destinati alla componente, alla Mission 2 del piano, e di questi 60 miliardi 15 riguardano la parte di riqualificazione ed efficientamento. Però serve anche andare un attimino nel dettaglio. Di questi 15 miliardi 14 finanzieranno il sisma bonus e l'eco bonus, quindi edilizia sia pubblica che privata, probabilmente molto più privata, e solo 1,5 miliardi, 1,8 miliardi circa andranno a incidere sulla parte di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, degli edifici giudiziari, e una piccola parte poi riguarderà il teleriscaldamento. La prima domanda che mi sono fatto con il PNRR, occupandomi professionalmente di PPP, di partenariato pubblico-privato, è se il PNRR, con tutti i soldi che mette a disposizione per la pubblica amministrazione, non avrebbe di fatto esautorato il PPP. Per quale motivo? Perché il partenariato pubblico-privato è uno strumento spesso utilizzato dalle amministrazioni perché esistono limiti di finanza pubblica evidenti, esiste il fiscal compact, l'impossibilità di indebitarsi, di conseguenza con il partenariato non ci sono debiti e quindi fondamentalmente in questa contingente di difficoltà di indebitarsi il partenariato era molto utilizzato. Ora arrivano fondi, che succede? Il PPP non verrà più utilizzato? Allora, se guardiamo l'aspetto finanziario e basta, probabilmente sarebbe sì la risposta, ma non c'è solo l'aspetto finanziario, esistono altre due componenti importanti, il partenariato pubblico-privato, che vanno prese in considerazione per dare questa risposta, ossia la gestione dei rischi, che fondamentalmente l'amministrazione pubblica riesce a trasferire al privato durante questo, con queste operazioni, e poi c'è la componente tecnologica e la componente sostanzialmente delle competenze che il privato apporta nell'ambito di operazioni complesse, quali sono quelle oggetto di investimento del nostro PNRR. Quindi fondamentalmente il PPP sarà sì utilizzato ed in particolare, per rispondere dando un'anticipazione a quello che è il tema del mio intervento, l'EPC, quindi l'Energy Performance Contract, all'interno di quella Mission 2 componente 3 del PNRR sarà utilizzato tramite gli Energy Performance Contract. Questo l'ha anticipato già l'avvocato Barbieri. Non è una cosa di vecchia data nel nostro ordinamento, è una cosa abbastanza recente. I PPP in EPC non si potevano fare fino ad agosto scorso. C'è stata una lunga diatriba tra Enea, Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, alla fine il DL ha messo fine alla disputa, si possono fare. Questo è un vantaggio non da poco, lo vedremo. C'è da dire che la BEI ha il suo braccio armato per il partenariato pubblico-privato nell'EPEC, che è lo European PPP Expertise Center, che già nel 2012 di fatto segnava questa strada, dicendo che il PPP è lo strumento per usare gli Energy Performance Contract. Il contratto di partenariato pubblico-privato è uno strumento molto importante perché fondamentalmente dà la possibilità alle pubbliche amministrazioni di realizzare opere o servizi che non potrebbe fare con le risorse proprie in prima battuta, perché il corrispettivo che viene pagato dall'operatore privato alla pubblica amministrazione, dalla pubblica amministrazione all'operatore privato in taluni casi non c'è, perché si tratta della realizzazione di opere che si autofinanziano, sono fondamentalmente le opere calde, quando per esempio l'operatore economico vuole costruire un'autostrada a pedaggio, il pedaggio sarà per sé, per l'operatore economico, il compenso che in qualche maniera durante la durata della concessione andrà ad essere utilizzato per far sì che possa rientrare nel proprio investimento. Alla fine del periodo della concessione il pubblico si trova in mano un'opera già compiuta. L'efficientamento energetico, gli Energy Performance Contract, invece riguardano un'altra casistica, quello delle opere fredde, quello di opere che non hanno un cash flow necessario, sufficiente al ripianamento dell'investimento e che quindi richiedono una sorta di contribuzione da parte della pubblica amministrazione.
Questo qui potrebbe essere il caso delle scuole. Se un comune chiede a un operatore privato di costruire il PPP una scuola, dopo che la scuola è costruita dovrà dargli un canone ogni anno. L'EPC perché è strategico? Perché questa tipologia di cash out per l'amministrazione non esiste. Non esiste perché, per come è fatto l'EPC, che è un contratto che appunto esiste anche tra privati, quando fatto con il pubblico, anche fatto tra privati, fondamentalmente prevede che la ESCO, quindi la Energy Saving Company, che investendo in tecnologia, in competenze, riesce a realizzare un efficientamento energetico sugli impianti del beneficiario, in qualche maniera sarà compensata dal risparmio ottenuto sulla bolletta da parte del beneficiario. E quindi ancora una volta un'amministrazione pubblica si avvale di competenze di terzi, di tecnologia di terzi, sostanzialmente non ha nessun aggravio di spesa sul proprio bilancio e in questa maniera realizza anche un servizio che rientra nelle sue piene disponibilità alla fine del periodo concessorio. Quali sono gli elementi più critici di questo passaggio dei partenariati in generale? Qui devo citare brevemente una teoria, sostanzialmente un appunto della Commissione europea che nel definire gli accordi di partenariato in vista del programma 2014-2020, quindi Horizon Europe se non sbaglio, aveva parlato della teoria dello Stato incapace. E quindi sostanzialmente di un rapporto bilaterale tra pubblico e privato tale che se le competenze messe in campo non sono paritetiche su tutti gli argomenti di cui si tratta, fondamentalmente c'è la difficoltà ad avviare lo strumento. E infatti la pubblica amministrazione, pur avendo a disposizione il partenariato pubblico-privato, spesso non lo utilizza per paura, al di là degli aspetti contabili tediosi sui quali mi risparmio. Diciamo che ci sono delle implicazioni particolarmente gravose che potrebbero mandare in dissesto l'ente pubblico che attiva un partenariato che poi si rivela fallimentare e di conseguenza il fatto che superando il paradigma tra stazione appaltante e appaltatore e andando a considerare l'operatore privato un socio al pari della pubblica amministrazione fa sì che invece le operazioni possano funzionare a patto che ci siano queste competenze.